Si fa sentire anche nel verde casentino la mancanza di turisti stranieri. Nel comune di Talla, ad esempio, dove erano soliti soggiornare soprattutto americani ed inglesi, oggi si conta solo nel turismo interno. Tutti coloro che magari avevano le seconde case, si vede un po' la mancanza degli stranieri, quello sì, ma comunque tante persone comunque dall'Italia che avevano magari sul territorio seconde case, forse erano un po' di anni che non tornavano qui, si stanno cominciando a rivedere, un po' di movimento, come dicevo, una ripartenza lenta, ma che comunque c'è e insomma l'importante è continuare a esserci e far vedere che comunque il territorio risponde, dà servizi, fa eventi e quindi anche per quest'anno abbiamo previsto una serie di iniziative sul territorio, spettacoli teatrali per bambini piuttosto che altre iniziative, prevalentemente anche iniziative di escursioni che facciamo sul territorio, tutto in sicurezza per far vedere che comunque il territorio c'è, le istituzioni sono presenti e cercano di dare un'offerta che possa risvegliare un po' anche la voglia di uscire, di andare in giro, di utilizzare le strutture che ci sono, andare a cena fuori e quant'altro. Proprio per dare una mano ed essere vicino agli esercizi commerciali presenti in questo territorio, il comune ha deciso di destinare loro il bonus idrico. Sì, abbiamo deciso di dare queste risorse che la società di gestione del servizio idrico Nuove Acque del territorio ha deciso di dare in maniera straordinaria ai comuni per poter, come dire, andare incontro alle esigenze del territorio e abbiamo valutato, a fronte anche del fatto che comunque il bonus idrico per le categorie più fragili è stato riconfermato e quindi le famiglie potranno comunque contare sul ristoro che tutti gli anni viene loro riconosciuto, abbiamo deciso di dare questo bonus a coloro che hanno subito maggiormente la chiusura causata appunto dalla pandemia e dalle disposizioni che sono state date proprio di chiusura delle attività, quindi bar, ristoranti e servizi alla persona. Ovviamente il territorio è abbastanza piccolo, quindi le attività sono limitate, sono circa 6 e quindi dietro espressa richiesta sono stati tutti avvisati, potranno richiedere di poter beneficiare di questo bonus che si tradurrà in uno sconto in bolletta, non cifre enormi, ma comunque un piccolo segnale per far sentire che comunque l'amministrazione vicina si ricorda per quelle che sono appunto le proprie possibilità di dar loro una mano e quindi sperando che questa ripartenza faticosa sia un pochino più leggera.